Prigioniere dentro casa. Siamo in via dell'archeologia a Torbella Monaca, questa è la palazzina numero 2, palazzina del comune di Roma. Qui l'ascensore è rotto da ben 2 mesi. Come va? Come va? Un po' male. Le scale non le posso fare. Lui è invalido al 100%, fare 6 piani di scale è proprio impossibile con lui. Qua sul piano già sono 3 invalidi, quindi come si fa? Non si può andare avanti così. In tutto il palazzo le persone con disabilità sono 12. Non posso scendere le scale, non posso uscire. Sono 2 mesi da quando si è rotto l'ascensore che non esco. Sono 30 anni che abito qui. Non è mai successa una cosa del genere, perché prima sì, si rompeva, dopo 2 giorni magari venivano. Non so più venuti. Mia figlia viene una volta a settimana, mio figlio pure perché lavorano, hanno la loro famiglia. Mi vengono pure in casa, fanno quello che possono. In braccio non mi possono portare. Non ce la fanno manco loro. Perciò, per fortuna casa è piccola, è tutto qua. Abbiamo sempre pagato l'affitto, sono 30 euro. C'è le bollettine qua. Vedi come sto su questa poltrona che non mi posso muovere. L'ascensore sempre si guasta. Io non posso uscire. Sono carcerata a ricarcere domiciliare, mi hanno messo a me. A me una volta mio figlio mi doveva portare a fare una visita e devo chiamare i pompieri per mi scendere di qui al portone. Io che devo fare? Mi devo fare l'analisi, perché sono pure diabetica e devo venire a casa e devo pagare 15 euro. Hai capito? Denise vive al 7° piano e ci apre le porte di casa sua. Ma voi siete tutti inquilini di questo stabile? Anche loro hanno una disabilità. Insieme hanno deciso di fare un esposto ai carabinieri in attesa di risposte dal comune. Stiamo chiamando l'assessore. E non risponde. Ho fatto tante telefonate, circa 30-40 telefonate. Mi è stata risposta sempre la stessa cosa, tempo indeterminato. Significa? Che i lavori per il momento non si faranno, che non c'è la scheda. L'assessore alle infrastrutture, solo in serata, fa sapere che sta sollecitando l'impresa che si occupa della manutenzione per conto del comune. Che dobbiamo dire che sono 50 giorni e sono rinchiuso dentro casa io. E questo non è sequestro di persona. I gradini sono 129, per me questi sono sforzi. Ho un rene malato e sto rischiando di perderlo. Ecco, c'è un'Italia.